Senti, adesso magari vado, eh. No, 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 dove vai? Magari parliamone un attimo, no? Ma parliamo di cosa? È stato solo un bacio alla fine. Sono stati almeno 3 baci. Senti, Sara, non credere che per me sia una situazione semplice. Sono fidanzato anch'io. Lo so, infatti mi dispiace anche per la tua situazione, credimi davvero. Però il mio fidanzato tra mezz'ora torna. E se tornassi prima? E se tornassi prima? E se l'avessi visto? Se ci avesse visto? Avrebbe già spaccato il finestrino. Non è un tipo violento, vero? Violento? A me ti piglio la faccia, te l'apro e ti faccio uscire il cervello dal naso come se fosse un pongo, brutto cretino. No, no, poi fa anche il medico, quindi... Capito, pieno di soldi. Sì, c'è i soldi, cretinetto. E allora? Adesso è niente, aspetta che prenda la specialità, poi vedi come ti pisce in testa col catetere. Ma scusa, ma tra noi quindi finisce tutto qui? Senti, Alberto, io veramente è tardi, ho un mal di testa incredibile, un'acidità che ha rotto i draghi, non lo so. Ma come non lo sai? Non lo sa, come non lo sai? Ma come, tu butteresti questa storia di 4 anni per questo deficiente? Senti, Sara, io lo so che non vale molto, però tu mi piaci veramente tanto. Io ho allungato il ritorno a casa di un'ora per stare di più con te, quando ti guardo negli occhi non vedo che un futuro insieme, Sara. Ma brutto stronzo. Anche tu mi piaci un sacco. Ma brutta stronza. Però davvero, credimi, è troppo complicato. Ma andatevene a fanculo, va. Ma scusa, ma tu la tua ragazza la lasceresti così facilmente? Ma sì, sì, per te sì. Ma scusa, quindi se tipo io e la Giada ci si mettesse insieme? Ma Samuele, ma cosa dici? Tu sei il mio migliore amico. Vabbè, ci sta, no? Cioè, lei non ti ha ancora detto niente? Sì, mi ha accennato qualcosa prima, e quindi? Vabbè, cioè, io mica sono un tipo puntiglioso, eh. Ma tu mi devi ancora i soldi del fumo. Quanto ti devo? Sono... Allora, 7x7, 49, con riporto di 3, 1850, più le spese di trasporto... Sono 38 euro, che se vuoi possiamo fare 40, così evito di caricarti di monete e quelle robe lì, no? Ma scusa, quindi per te Giada vale 38 euro? Sono 40 col resto. Ci sta. Non lo farei a cuor leggero, però... Però tu mi piaci come nessuna prima, tu mi piaci come... Mi piaci come nessuna prima mai. Tu mi... Tanto. Tu mi piaci tanto. Io quando sto con te sento quella roba allo stomaco, capisci? L'acidità? Anche tu? No, no. Il senso di colpa per un debito di 40 euro. Non guardate me. Ma che cazzo? No, io parlo di amore. E io parlo di fumo. Vabbè, a me sembra un po' esagerato, cioè ci conosciamo da un giorno, quanto? Va bene, ok, è tanto, è esagerato, va bene? Però quel bacio che c'è stato, forse qualcosa sotto c'è, no? Le chiavi? Cosa c'è? Sei felice col tuo fidanzato? Felice? Non lo so, felice? Probabilmente stiamo passando una crisi. E tu? Sei felice? Io non la amo più. Sai quando ti metti insieme al liceo e poi arrivi a un certo punto che siete fratello e sorella? Sì, ho presente. Ho buone ragioni per supporre che il mio fidanzato si facesse sua nipote di 6 anni, vedi un po'. Non è il massimo, vero? No, non è il massimo. Cos'è che faceva il tuo fidanzato? Neanche dovermi 40... 38 euro è il massimo, eh? Ma sì, dai, 38 euro ci sta. No, non ci sta. 38 oggi, 38 domani. Quanto fa? 38 oggi, 38 domani. E se qualcuno ci avesse visto? Ma tu lo speri, no? Cerchi l'approvazione di qualcuno quando tradisci. Cosa senti quando le vostre lingue si toccano? Minchia! Esatto, cazzo! Volevo chiederglielo anch'io! Cosa senti quando... Mica limoni, eh? Dimmelo! Cazzo, beh, questa serie è pazzesca! Cioè, tu sei chi che segui, poi spunta un personaggio che non sai da dove cazzo arrivi, ma pensa esattamente come te! Ragazzi, mi raccomando, ci vediamo alla prossima fottutissima puntata, eh? Ciao! Salutate la mamma!